Buongiorno a tutti da Fine in Cucina e non solo. Oggi vi porto con me, intanto che vado al supermercato, facciamo due chiacchiere. Sono il mio potente mezzo, cioè Dina, la mia pandina che c'ha qualche problemino da sistemare, ma purtroppo questa ci abbiamo e questa usiamo. E niente ragazze, volevo andare all'Eurospin, tanto per cambiare, perché ho visto che ci sono in promozione sul volantino online i gamberoni, quelli interi, e siccome tanto anche se li compri freschi sono sempre scongelati, li vado a prendere già congelati e me li scongelo quando mi servono. Li ho già provati diverse volte e sono buoni. Io abito in un posto che c'è un'uscita orrenda, che se non stai attento, ma non attento di più, vieni travolto. E niente, dicevo, volevo andare un attimo all'Eurospin. Io non filmerò dentro il supermercato perché mi vergogno come una ladra. Allora, ciclisti in mezzo alla strada, gente che cammina, testimoni di Geova, non gente che cammina a piedi. Scusate se ci sono dei testimoni di Geova tra gli iscritti e tra coloro che guardano i video, però questa cosa di suonare la domenica mattina o il sabato mattina è un po' sgradevole per chi la subisce, anche perché io sono dell'idea che per quanto riguarda la religione, l'orientamento politico e quant'altro di estremamente personale, ognuno si deve acculturare per i fatti suoi e decidere in modo autonomo senza farsi condizionare. Sicuramente deve essere informato, ma oltre quello, cioè se io ho bisogno vengo a cercarti per la serie, così. E vabbè, piccola parentesi seria, come possiamo dire, seria. Allora, ho già fatto un video dove vi facevo vedere i prodotti di Mauris e devo dire che dai, passa Paperina con la mia macchina. Quanti sono dentro quella macchinetta? Allora, che stavo dicendo? Ah, vi ho già fatto un video e niente, volevo comunque cominciare a produrre qualcosa in più perché veramente vi ho un pochettino abbandonato e allora ci mettiamo dietro a far qualcosa. Se avete qualche richiesta particolare fatemela pure, se riesco esaudisco i vostri desideri. Oh, ma tutti a me oggi, porca puzzola, scusate, io quando vado in macchina do il peggio di me, ma penso che sia una cosa abbastanza frequente. Che volevo dire? Ah sì, no, delle volte ho delle piccole avvisaglie di problemi di memoria, chiamiamoli così, sono un po' distratta. E niente ragazzi, adesso come vi dicevo me ne vado all'Eurospin che devo prendere quelle cose lì, quei gamberoni lì, e poi volevo vedere se c'era, mi sembra di aver visto articoli per la pulizia della casa, devo vedere un attimino una paletta, se trovo qualcosina perché sono un po' sguarnita. E poi volevo farvi un video di come sistemo il sottolavello del bagno e sottolavello della cucina, e così almeno faccio un po' di repulisti io, che ce n'è bisogno, un po' di sistemazione. Oggi niente, oggi siamo tutti, cioè guidiamo tutti alla cavolo di cane, e quindi niente, vi volevo fare quei video lì prossimamente, però adesso vediamo come poterci organizzare. Sto guardando un po' in giro se trovo dei contenitori, però il tutto devo farlo senza quella piattola di mio marito che ti serve? Ma ti serve?
Ve lo dico proprio per forza. Cose così. Madonna, ma oggi cosa c'è? L'assalto dei testimoni di Geova. Ce ne sono un sacco in giro. Sai quelle coppie che vanno con le gonne lunghe e la torre di guardia sotto l'ascella, e in coppie sempre tipo stile carabinieri. Così. Vabbè, ce ne sono parecchi. Un paese piccolo, quanti testimoni di Geova ci sono? Va bene. E quindi niente, devo guardare, sì, si passa da palo in frasca, comunque vabbè, devo trovare dei contenitori adatti, devo vedere un attimino come potermi organizzare al meglio e cominciare a ridurre un po' i prodotti, perché continuo a comprare detersivi, ma non è che poi se ne servano così tanti alla fine della fiera, perché io tendo ad utilizzare un unico prodotto per fare un po' tutto. Che cos'è questa bella Toyota qua che non la conosco? Io devo confessarvi una cosa, amo la casa automobilistica Toyota, in particolare la Yaris e la Aygo. La Yaris ho avuto il modello, il primo modello nel 99 l'ho comprata, poi per una serie di vicende che non vi sto qui a dire l'ho dovuta dar via a malincuore e con estremo dispiacere, e quindi niente, adesso ho questa pandina che ha 12 anni. E poi 2 anni fa avevo preso l'Aygo, l'avevo presa al mare, la mia Aygo bellissima, azzurra col tetto nero, uno spettacolo. Ho trovato un'occasione pazzesca dal concessionario, praticamente era l'auto di cortesia, quella per fare i test drive quando i clienti vogliono provare, va su 6.000 km, quindi praticamente nuova, me l'ha data a un prezzo ben ottimo, full optional, limited edition, E però cosa è successo? Che praticamente mia figlia, quella più grande, aveva fatto la patente e doveva vedere se doveva andare all'università oppure se doveva andare a lavorare, insomma alla fine ha deciso di andare a lavorare, e quindi praticamente io l'Aygo l'avrò guidata 3 volte in 2 anni, è mia sulla carta ma in realtà no. E come macchine, secondo me, come city car sono bellissime, cioè veramente comode, hanno tutto, non gli manca niente, a dispetto della dimensione esterna dentro sono molto capienti, e ci stiamo anche io e il mio marito, che siamo 2 elefanti su una 500, e quindi niente, io adoro quel genere di macchina lì e mi piacerebbe veramente la Yaris, quella, l'ultimo modello che c'è in giro adesso, non l'ibrida, no, normale, non mi interessa, perché facendo i conti come ibrido non la sfrutterei per le potenzialità che ha, perché io non faccio circuiti cittadini dove la macchina si carica praticamente da sola e di conseguenza non ne vale la pena. E niente, va bene, sono quasi arrivata incolume nonostante i guidatori del sabato mattina. Vediamo, aspetta, prima parcheggio e poi ve lo dico. E niente ragazzi, adesso vi saluto, ci vediamo dopo, vi faccio vedere se trovo e cosa trovo, ed eventualmente ci rivediamo al prossimo video. Allora, ciao ragazze, dunque, cambio di programma. All'Eurospin non andava il bancomat e neanche la carta, quindi appena ho sentito l'annuncio ho fatto un girettino così per e me ne sono andata. Fra l'altro non c'erano gli articoli per la pulizia che pensavo ci fossero, e quindi niente. Allora ho fatto altri girettini, sono andata dai cinesi, sono andata al Tigotà e sono andata in un altro supermercato a prendere quello che mi serviva. Alla fine ho trovato anche lì quello che avevo bisogno e a un prezzo buono, cioè i gamberi, che ci devo fare il risotto oggi, e vabbè, sempre surgelati.
E se riesco vi faccio vedere dopo cosa ho comprato negli altri negozietti, anche perché alcune cose sono interessanti. Adesso vediamo un attimino perché non so bene i tempi. Sono già le 12:20 e non so come riesco, se riesco. Vabbè, per adesso stiamo tornando a casina. Vi faccio vedere un po' di strada. No, non vi faccio vedere niente perché se no mi accoppo. E per il momento è tutto, alla fine in cucina e non solo, vlog diciamo inutile, però sapete che non ne faccio, non sono tanto brava, non sono capace, scusate la incompetenza totale a fare ste cose. Vabbè, abbiamo fatto due chiacchiere, mi avete fatto un po' di compagnia, spero di avervela fatta anche a voi. Non so se si dice così. E vabbè, se riesco vi faccio il video di quello che ho comprato. Grazie, per il momento è tutto, da fine in cucina e non solo.